È stata presentata la nuova giunta della Consulta Civica di Siracusa. A comunicarlo è il presidente Damiano De Simone, che già qualche mese fa annunciava la nuova formazione dell'organo di governo dell'ente civico. Ho scelto sulla base delle competenze tecniche e della qualità umana, dice il presidente Damiano De Simone, certo di avere composto una squadra capace di concorrere efficacemente alla crescita concreta del territorio, per il quale serve essere carichi di motivazione, senso di responsabilità civica e competenze. Queste le prerogative che orientano verso il riassetto ed il rilancio della città di Siracusa. Gli assessori nominati, Nadia Belaidi, integrazione e interazione con le comunità etniche, Silvia Margherita, turismo e di attività collaterali, Sara Fiore, cultura, programmazione e promozione del territorio, Zaira Sapienza, diritti, servizi sociali e di istruzione, Samantha Ponzio, bilancio e contenzioso, Erika Mangano, urbanistica, viabilità e mobilità. Il presidente ha tenuto ad interim le rubriche relative ad attività produttive e sviluppo economico. Reperti archeologici rinvenuti in via Archimede a Lentini durante gli scavi per la collocazione della rete del metano. I lavori sono attivamente eseguiti da una operatrice per conto della Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa. I reperti rinvenuti, dopo essere stati catalogati, sono stati trasportati presso la sede della Guardia di Finanza di Lentini. Oggi ad Augusta, presso la Sala Dipartimentale di Mari Sicilia, si è svolta la conferenza sul ruolo di Augusta, città al centro del Mediterraneo, nelle relazioni internazionali organizzata in collaborazione con la Società Augustana di Storia Patria e condotta dall'ammiraglio di divisione Nicola De Felice, alla presenza di autorità civili e militari. Dopo la conferenza, gli ospiti intervenuti, gli alunni e i dirigenti scolastici dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Catania e dell'Istituto Comprensivo Orso Mario Corbino di Augusta sono stati accompagnati in visita presso la base navale a bordo di nave Sirio, unità navale del Comando Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera. È stata individuata l'impresa che dovrà realizzare il recupero e il consolidamento della Grotta dei Tre Santi a Lentini. Presto, afferma Enzo Pupillo, dirigente regionale del Partito Democratico. Ci sarà il decreto finale e l'inizio dei lavori. Dopo tanti anni, conclude Enzo Pupillo, Lentini si riapproprierà della piena funzione di uno dei luoghi più sacri, custode di fede e di memoria. Domenica 25 novembre ad Augusta si svolgerà la manifestazione Alberi per il futuro. L'iniziativa è trasversale e si svolge senza bandiere o simboli politici, perché gli alberi, come l'aria, sono di tutti. Mettere a dimora alberi e arbusti in aree urbane, creando future fasce boscate, afferma Mauro Caruso, capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Augusta, è una delle opere di mitigazione ambientale necessarie per combattere i cambiamenti climatici. Ogni albero, una volta diventato adulto, produce ossigeno per quasi 3 esseri umani. Le donne raccontano la chirurgia della cataratta. Questo è il tema della conferenza che ha avuto luogo oggi nel salone dell'ospedale di Lentini. L'evento è stato organizzato dalla presidente dell'Associazione Italiana Donne Medico di Siracusa, Rosalia Maria Sorce, responsabile del reparto di oftalmologia dell'ospedale di Lentini. Ecco, dottoressa Sorce, oggi si è parlato di chirurgia della cataratta, un evento che interessa soprattutto anche le donne? Oggi sì, è una giornata particolare, si parla di chirurgia della cataratta, però sia dal punto di vista clinico che chirurgico. La particolarità della giornata è che il tutto viene fatto da chirurghi donne siciliane, e lo scopo della giornata
perfettamente in linea con lo scopo dell'Associazione Italiana Donne Medico che l'ha organizzato, è quello di mettere in evidenza le doti del chirurgo donna, cioè la sensibilità, la cultura, la delicatezza, ma nello stesso tempo la freddezza, la determinazione, la risolutezza quando occorre. Ecco, come si manifesta questo problema, questo sintomo? La cataratta, diciamo che la forma più diffusa è quella senile, quindi dell'età avanzata, ma non soltanto, perché esistono le forme congenite, le forme giovanili. La forma più frequente è quella senile e si manifesta con una riduzione della vista, con la visione di nebbia, così come riferiscono i pazienti, con l'alterazione della visione dei colori. L'unica terapia possibile è quella chirurgica. Oggi abbiamo parlato delle più moderne tecniche di chirurgia della cataratta, raccontate appunto dalle donne. Ecco, i rischi sono limitati? I rischi sono quelli comuni a tutti gli interventi chirurgici, quindi possono essere rischi intraoperatori e postoperatori. L'importante è saperli gestire, avere l'esperienza e la cultura necessaria, per la preparazione necessaria per poterli gestire. Ecco, dottoressa Sorge, per concludere, in futuro si prevedono nuove tecniche chirurgiche per la cataratta? Allora, il futuro della cataratta sicuramente è il laser, ma parliamo di futuro. Ancora oggi l'intervento si fa con l'utilizzo degli ultrasuoni, quindi si utilizza un macchinario che si chiama facoemulsificatore, si fa un taglio piccolo di 2 mm, quindi parliamo di microchirurgia, e si impiantano delle lenti intraoculari di alta qualità che consentono un buon risultato visivo. Nel corso dei lavori c'è stato anche un collegamento diretto con la sala operatoria, con interventi chirurgici in diretta. L'Associazione Italiana delle Donne Medico, sottolinea Rosalia Maria Sorge, ha tra gli obiettivi la valorizzazione del lavoro della donna medico nel suo significato più ampio, favorendo al contempo l'interazione scientifica tra di loro. Oggi ad Augusta, presso la Sala Dipartimentale di Mari Sicilia, si è svolta la conferenza sul ruolo di Augusta, città al centro del Mediterraneo, nelle relazioni internazionali, organizzata in collaborazione con la Società Augustana di Storia Patria e condotta dall'ammiraglio di divisione Nicola De Felice, alla presenza di autorità civili e militari. Dopo la conferenza, gli ospiti intervenuti, gli alunni e i dirigenti scolastici dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Catania e dell'Istituto Comprensivo Orso Mario Corbino di Augusta sono stati accompagnati in visita presso la base navale a bordo di nave Sirio, unità navale del Comando Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera.